Ragazzi, un saluto al vostro Grinone, bentornati sul canale. È esplosa la bomba relativa alla Super League. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi se non siete iscritti, seguirmi sui vari social, trovate in descrizione il link al mio profilo Instagram. Stamattina vi ho chiesto qui sulla scheda community e in una storia su Instagram la vostra opinione in merito a questo argomento della European Super League e ovviamente sono arrivate diverse considerazioni tra chi è a favore e chi è contro. Siccome sapete che a me non piace mettermi a sbraitare agitando le braccia nei video, ma quando parliamo di cose di una certa importanza o di un certo interesse cerco di essere, non dico serio, ma di dire le cose in una maniera intelligente. Che cos'è fondamentalmente questa Super League, no? Questi 12 club, vi risparmio la lista perché tanto l'avrete già letta, se no comunque potete reperirla tranquillamente, che poi diventeranno 15 e 3 non sono stati ancora annunciati, hanno fondamentalmente deciso di crearsi la propria competizione, un po' seguendo la scia di quella che è la NBA in America o l'NFL o l'Eurolega di basket o anche a livello di nazionali, ad esempio il Sei Nazioni di rugby. Alla base di tutto è chiaro e limpido che si parli comunque di un qualcosa che mira principalmente al lato economico della cosa. Si parla di JP Morgan, che è la più grande banca mondiale, che sta dietro questo investimento, che dovrebbe dare una quota una tantum di 3,5 miliardi di euro e che i club dovrebbero percepire, quindi questi 450-490, insomma circa dai 450 ai 500 milioni di euro solamente per mettere la firma su questa competizione, la cui formula vede 15 club con diritto di parteciparvi sempre e altri 5 che invece accedono attraverso delle qualificazioni per andare poi a svilupparsi due gironi da 10 con playoff finali. Questo è quanto per quello che concerne la struttura di questo torneo, che andrebbe a giocarsi durante la settimana, quindi in previsione che i club partecipanti continuino a giocare nei propri campionati nazionali, andando quindi a non giocare più quelle che sono le competizioni continentali, quindi ovviamente la Champions League e l'Europa League. Ripeto, è chiaro che la cosa nasce per un punto di vista puramente economico, perché dei club che sono in grado di strutturare una cosa del genere e sono soprattutto in grado di farsi i propri conti, perché stiamo parlando di società calcistiche che ormai sono delle aziende vere e proprie e che quindi hanno fatto sicuramente dei studi di settore e che prevedono già un guadagno di 10 miliardi di euro, capite benissimo che avere dall'altra parte la proposta di partecipare ad una competizione internazionale di una federazione della quale fai parte, nella quale guadagni ovviamente più vinci e più vai avanti, è giustissimo dal punto di vista competitivo, è una cosa che ha due pesi abbastanza differenti. Se ne parlava da tempo, le federazioni sicuramente non erano contente, dopo andremo a vedere perché non erano contente, e adesso fondamentalmente alcuni club si sono già schierati contro. UEFA e FIFA si sono schierate contro, millantando, minacciando sanzioni del tipo esclusione dalle coppe, esclusione dai campionati nazionali, che sono comunque cose che vengono decise dalle federazioni nazionali o dagli organi di competenza nazionali per i campionati, esclusione per i giocatori tesserati di questi club dalla partecipazione alle partite della propria nazionale. Diciamo che queste sono delle misure comunque abbastanza serie. Poi che vengano effettivamente messa in atto o meno è già una cosa secondo me abbastanza tremolante, perché ritrovarsi con campionati ad esempio europei o del mondo senza i migliori giocatori in circolazione, perché tanto comunque questi giocatori militano in quei club, stessa cosa campionati senza i top club, con tutto il rispetto delle squadre che rimangono ma che perdono assolutamente tantissimo di valore e di appeal, la vedo molto dura per questi organi rimanere in piedi, poter vendere, no, i propri diritti sportivi sicuramente non alle stesse cifre con le quali hanno campato finora. Vorrei fare una piccola parentesi sul discorso federazioni. Perché? Perché una federazione nasce per proteggere i propri tesserati. Attenzione, non sto dicendo che io sono a favore della Super League con questo, ma voglio descrivere un attimo quello che è il momento attuale, come si sono evolute, no, le federazioni. Perché da
quella forma iniziale che serviva a creare aggregazione per dare una struttura a campionati eccetera, ripeto, proteggere i club o le nazioni tesserate, si sono trasformati fondamentalmente in degli organi parassitari che vivono sulle spalle di club e nazionali e hanno smesso da tempo di ragionare in virtù della protezione dello sviluppo dei propri tesserati, ma solamente ai propri interessi. Basti vedere i vari scandali che riguardano le scommesse, i vari scandali che riguardano l'UEFA con Platini, la FIFA con Blatter, signori, le cose che sono uscite, per non parlare dei prossimi mondiali invernali in Qatar, dove si denunciano condizioni di lavoro per gli operai al limite dei diritti fondamentali dell'uomo. Si parla addirittura di già 6.000 operai morti per la costruzione degli stadi, e quindi è chiaro che anche lì la federazione mira solamente ai propri interessi economici. E far giocare un campionato del mondo in inverno, quando ancora si stanno disputando i campionati nazionali, sicuramente non è una cosa che va a favorire la forma fisica dei calciatori. Se vogliamo parlare del UEFA, di tutto quello che è successo col fair play finanziario, doveva essere una forma rigida di controllo delle squadre, e alla fine anche quella ha avuto la sua disparità di trattamento nei confronti di diversi club. Ma il fatto che comunque federazioni ed enti non si comportino bene non è una cosa che giustifica, dall'altra parte, la creazione di questa Super League. Io però, se devo mettermi nella testa di un club, capisco benissimo questo ragionamento. Uno dice: perché io devo continuare a fare o ad essere tesserato per un qualcosa che fondamentalmente non mi porta più benefici rispetto a quelli che io potrei portare a me stesso arrangiandomi da solo? Cioè, se l'idea della Super League fosse venuta in seno alla FIFA o all'UEFA, in questo momento nessuno si starebbe lamentando, sarebbe una cosa, non ci sarebbe tutto questo scandalo, insomma. Probabilmente i tifosi potrebbero continuare a lamentarsi nel dire che il calcio è morto, se vogliamo guardarla da un punto di vista romantico, però sicuramente la parte economica non avrebbe destato così grande scalpore. E quindi possiamo tranquillamente dire che per quanto riguarda FIFA e UEFA il discorso è solamente un grande rosicamento, perché capiscono molto bene che stanno per perdere assolutamente una grossissima fetta dei propri guadagni. E con questo andiamo a chiudere analisi sulla Super League e discorso club federazioni. Ora, guardando il punto di vista dei tifosi, io capisco benissimo, rispetto l'opinione di tutti, quindi anche chi dice che il calcio è morto, e quelli che si lamentano dicendo che è un campionato per ricchi, la parte economica la vedo un po' ipocrita, perché vorrei fare una domanda: se si fossero messi club di tra virgolette scarso valore, come che ne so, Benevento, Cagliari, Malaga piuttosto che Friburgo, piuttosto che Lorient in Francia eccetera, a crearsi una loro lega a parte, probabilmente nessuno avrebbe detto niente, a qualcuno sarebbe scappata anche una risata. Eppure il ragionamento è lo stesso, quindi l'etica si può anche lasciare un attimino da parte. E presumo anche che, sinceramente, se non dovessero esserci tra virgolette sanzioni del tipo esclusione dai campionati nazionali e queste squadre decidessero di quindi partecipare al proprio campionato e farsi la loro Super League, alla fin fine ai tifosi andrebbe bene lo stesso. Anzi, col passare del tempo probabilmente amerebbero molto di più questo format piuttosto che la vecchia Champions League, Europa League. Ovviamente parlo dei tifosi di questi club. I tifosi degli altri club, che sono quelli tra virgolette che stanno facendo più rumore, tra virgolette s'attaccano, però non possiamo sicuramente parlare di una competizione che non ha alcun carattere sportivo, alcun carattere competitivo, ma solamente economico. Perché comunque le squadre che vi partecipano per vincere. L'idea di fondo è la stessa. Tu solamente scegli di fare partecipare ad una competizione che di base ti garantisce un introito economico maggiore rispetto ad un'altra. Ed è anche un rischio, perché io penso alla mia Inter, a dover giocare contro queste squadre qua diventerebbe un po' tra virgolette, presa ora come ora con gli ultimi risultati che abbiamo, un po' la squadra Materasso, un po' l'Italia delle sei nazioni. Per cui, infine, cosa penso io? Non è che ci sia una parte che ha completamente ragione o un'altra che ha completamente torto. Capisco benissimo il ragionamento che fanno questi club, quali fondamentalmente dicono una cosa molto semplice, ragazzi: sono i club che mantengono vive le federazioni, mentre negli ultimi anni
il rapporto sembrava il contrario, cioè la federazione che tiene in vita il prestigio eccetera dei club, ma non funziona così, non è così assolutamente. È un format sicuramente al quale noi europei non siamo per niente abituati. Devo dire che mi stupisce comunque abbastanza il fatto che questa cosa si sia concretizzata effettivamente, perché vuol dire che queste società non hanno alcun timore di quelle che possono essere le ripercussioni da parte di enti e federazioni. Quindi ripeto, essere arrivati a questo punto significa che loro si sono fatti molto molto bene i propri conti. Perché, facendo un piccolo esempio, togliere Juventus, Inter e Milan dalla Serie A, non me ne vogliono assolutamente i tifosi delle altre squadre, ma vai a togliere il 95% del prestigio che ha il nostro campionato, signori. C'è poco da fare, c'è veramente poco da fare. Questa è la realtà, che piaccia o non piaccia, ma è la realtà. Stessa cosa per gli altri campionati. Il campionato spagnolo, soprattutto se noi lo guardiamo al di fuori, no? Noi da italiani guardiamo il campionato spagnolo, Real, Barcellona e Atletico Madrid. Le altre squadre sono identiche per tutti. Francia c'è solo il Paris Saint-Germain, in Germania c'è solo il Bayern Monaco, in Inghilterra sappiamo che ci sono 7-8 squadre perché là il calcio funziona a mille, e quindi ci sono i due Manchester, c'è il Liverpool, c'è l'Arsenal, c'è il Tottenham, c'è il Chelsea. Però il ragionamento è sempre quello, per cui ripeto, la mia idea è che non è una cosa sbagliatissima, non è una cosa giustissima. Sono molto curioso più che altro di vedere come si svilupperà, se ci saranno veramente delle conseguenze gravi o meno. Ci sono già squadre come esempio in Italia, Atalanta, Verona, non mi ricordo chi, hanno chiesto l'esclusione di Inter, Juve e Milan dalla Serie A. Devo dire che, per quanto grottesca sia la situazione, è in un certo qual senso anche divertente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre mi raccomando, qualità. Ciao belli.